Secondo l'Huffington Post, corpi d'élite di militari italiani sono già operativi in Libia ed Iraq. Proprio dalla Libia arriva l'appello del presidente Sarraj. Per sconfiggere l'ISIS serve un sostegno internazionale, dice in un'intervista al Corriere della Sera. Sarraj sottolinea l'importanza del ruolo italiano e avverte: l'ISIS userà qualsiasi modo per mandare i suoi militanti in Europa, anche sui barconi di migranti diretti sulle coste italiane. Per l'emergenza migranti a Milano sarà messa a disposizione la caserma Montello di via Caracciolo, lo annuncia il sindaco Sala dopo il via libera ricevuto in una telefonata del ministro della difesa Pinotti. Tutto fermo invece a Como e al confine di Ventimiglia, dove rimane il presidio degli attivisti No Borders. Dai risparmi dei costi della politica che otterremo con la vittoria del sì potremo destinare 500 milioni ai poveri. Questa è la promessa fatta dal premier Renzi, intervenuto alle feste dell'Unità, ma restano le tensioni con la minoranza, anche su slogan e simbolo decisi per la kermesse dei Dem. Paola Muraro resta assessore all'ambiente del Comune di Roma. Oggi nel Consiglio straordinario in Campidoglio la sindaca Raggi è tornata a difendere l'operato della Muraro, definendola una persona competente ma forse scomoda. Poi il primo cittadino ha parlato di una situazione rifiuti con il rischio sanitario dietro l'angolo. In TG Cronache parleremo della delusione di Federica Pellegrini, niente podio nella finale dei 200 stile libero, vivo un incubo, ha detto la campionessa italiana che medita ora il ritiro. Super Phelps, a 31 anni in pochi minuti, vince due gare e porta a 21 gli ori olimpici della sua carriera, oggi speranze di medaglie azzurre affidate alla scherma con il fioretto donne, ma in Brasile fa discutere anche il voto del Senato che ha detto sì all'impeachment di Dilma Rousseff. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. In primo piano c'è la Libia e la lotta al terrorismo, perché secondo fonti, tra le quali quella dell'Huffington Post, forze speciali italiane, corpi d'élite, sarebbero stati, arriva la notizia, sarebbero stati dislocati in Iraq e soprattutto in Siria. Dunque una notizia che ci arriva, diciamo ufficialmente, non ufficialmente, però insomma molto realisticamente. Per la prima volta forze d'élite che dicevamo sono state autorizzate direttamente da Palazzo Chigi nel contesto di quello che era stato approvato dalla normativa approvata dal Parlamento in novembre. Non siamo tecnicamente in guerra quindi, però gli effetti di questo sono evidenti a tutti, a partire dai rischi che si pensa siano accresciuti di attentati terroristici, e lo dimostrano le forze di sicurezza che sono aumentate di parecchio sul nostro territorio. Il governo italiano ammette per la prima volta ufficialmente che i comando delle forze speciali siano stati dislocati nei teatri di guerra in Iraq, ma soprattutto in Libia. La notizia è contenuta in un documento appena trasmesso al Comitato di Controllo sui Servizi Segreti, COPASIR, e classificato segreto. A rivelarlo è l'Huffington Post, per il quale le operazioni sarebbero comunque limitate nel tempo e da considerare chirurgiche. Questa mattina era stato il premier del governo di unità nazionale libico, al-Sarraj, a parlare in un'intervista al Corriere della Sera, spiegando che la Libia ha bisogno dell'aiuto della comunità internazionale e l'Italia nella lotta al terrorismo può fare moltissimo. Al-Sarraj avverte: l'ISIS utilizzerà qualsiasi mezzo per inviare militanti in Europa e non sarei sorpreso di scoprire che i suoi uomini si nascondono sui barconi in viaggio verso le vostre coste. L'Italia, dice ancora Sarraj, sta già facendo moltissimo, anche mettendo a disposizione la base di Sigonella, ma serve maggiore cooperazione. Abbiamo bisogno di ospedali da campo e di aiuti medici per assistere i nostri feriti. E proprio in queste ore le forze leali al governo provvisorio di Tripoli stanno tentando quella che potrebbe essere l'offensiva finale alla roccaforte dell'ISIS a Sirte. Dopo che soltanto l'aviazione americana ha lanciato 12 attacchi contro nascondigli e blindati dei jihadisti, prosegue così l'avanzata anche sul terreno delle truppe di misurata, coadiuvate ora direttamente anche sul terreno dagli uomini delle forze speciali americane. Secondo il quotidiano Washington Post, che cita fonti di sicurezza, un piccolo gruppo di forze speciali statunitensi e britanniche sta lavorando sul campo con le forze leali al governo provvisorio libico per raccogliere informazioni di intelligence e coordinare gli attacchi aerei. Secondo altre fonti americane, un vero e proprio centro operativo sarebbe stato allestito alle porte di Sirte, dove sembrerebbe vicina la riconquista del quartier generale dell'autoproclamato Stato Islamico. Intanto
Intanto questa mattina, in una nota congiunta, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei pozzi e delle strutture petrolifere del paese, anche per rilanciare la produzione di petrolio e ricostruire così l'economia libica. Un uomo minaccia di farsi esplodere in un centro per richiedenti asilo sull'isola danese di Funen, lo ha reso noto poco fa la polizia, l'individuo si trova sul tetto del centro, ha annunciato la polizia e i servizi di emergenza si trovano sul posto, è in corso l'evacuazione, vi faremo sapere nel corso del telegiornale se ci saranno ulteriori aggiornamenti, ma questi sono giorni in cui l'allarme terrorismo è molto alto un po' in tutta Europa, questa notte in particolare in Germania ci sono stati diversi arresti di presunti jihadisti in diverse città importanti. Queste poche immagini girate con un cellulare sono la testimonianza del blitz compiuto stamattina dalle forze speciali tedesche in diverse città del Nordrhein-Westfalia, tra cui Duisburg e Dortmund. La polizia tedesca aveva nel mirino alcuni predicatori sospettati di reclutare giovani da inviare a combattere sotto le bandiere nere dell'ISIS in Siria e Iraq. Quasi tutti i luoghi perquisiti erano da tempo tenuti sotto osservazione dai servizi segreti e dalla polizia perché sospettati di avere legami col terrorismo jihadista. Tra questi c'era anche un'agenzia di viaggi di Duisburg, la Hasan C, di proprietà di un uomo sospettato di avere contatti con la scena salafita siriana e che, accanto agli uffici, aveva allestito anche una sala dove predicatori sospetti tenevano lezioni e sermoni. Sembra che proprio qui si siano formati e radicalizzati Yusuf e Mohammed, i due ragazzi che lo scorso aprile hanno compiuto un attentato contro la comunità indiana di Essen, piazzando una bomba al tempio Sikh. Era appena terminato un matrimonio e tre persone rimasero ferite. Foto e video dei presunti attentatori furono diffuse dalla polizia locale. Li mostrano mentre si avvicinano al tempio per poi fuggire subito prima dell'esplosione. La scorsa settimana, ma la notizia è stata data solo oggi, è stato poi arrestato a Mutterstadt un uomo sospettato di essere nella fase preparatoria di un attentato da compiere nella prima giornata della Serie B del campionato di calcio tedesco iniziato lo scorso venerdì. Il sospettato è un 24enne nato a Damasco, arrivato in Germania a gennaio come profugo. In quanto tale, le sue impronte erano state registrate. Nel cellulare avrebbe avuto poi video e foto di combattimenti in Siria. Un altro problema per la sempre più criticata politica dell'accoglienza di Angela Merkel, messa sotto attacco sia dalle opposizioni che dagli alleati, e che apre crepe in cui si stanno insinuando pericolosamente le formazioni neonaziste. Ed è la Germania il posto dove vogliono andare molto spesso i tanti migranti che sbarcano sulle nostre coste meridionali e anche quelli che in questi giorni sono stati respinti dai confini nord, Ventimiglia, ma anche Chiasso, dalle autorità svizzere, dunque persone che si sono riversate a Milano. La soluzione provvisoria per i migranti di Milano potrebbe essere questa caserma, via Caracciolo, periferia nord della città, una struttura dei primi del Novecento dismessa dove verranno probabilmente trasferiti alcuni dei 3.300 migranti presenti in città, lo ha detto poco fa il sindaco Giuseppe Sala. Mi ha chiamato il ministro Pinotti e probabilmente verrà attivata una caserma, che è qualcosa che va nel nostro desiderato perché può essere una soluzione dignitosa. Sala, che considera quello dei migranti un problema strutturale a Milano, ironizza poi sulle polemiche di ieri che, dice, hanno generato qualcosa di virtuoso. Il riferimento è allo scontro con il centrodestra e col governatore Maroni sul possibile utilizzo di tende. La parola, pronunciata forse in modo provocatorio ieri da Sala, ha subito sollevato critiche. Il timore è quello che il numero di migranti a Milano possa aumentare se dovessero arrivare i profughi respinti alle frontiere di Como e Ventimiglia, dove la situazione è in stallo. A Como 500 persone sono accampate da più di un mese alla stazione Porta San Lodovico e si attende ancora la decisione sul luogo in cui collocarli. A Ventimiglia, invece, dove sono schierati 200 agenti ogni giorno, sono quotidiani gli spostamenti verso i centri di accoglienza di tutta Italia di coloro che vengono respinti dalla Francia, mentre il centro di accoglienza di Parco Roia è sempre strapieno. Dell'emergenza migranti si discuterà oggi in Consiglio dei Ministri. Sul tavolo, con ogni probabilità, il piano di distribuzione dei profughi del Viminale, allo studio la possibilità, tutta da verificare, di dare incentivi ai comuni che accolgono i migranti.
Questo a Milano, mentre invece oggi a Roma c'è stata un'assemblea straordinaria dedicata all'AMA, l'agenzia che si deve occupare della raccolta dei rifiuti. Un'assemblea in cui la neosindaca Raggi ha difeso a spada tratta la nomina dell'assessora all'ambiente Muraro. L'assessora ha consentito ad AMA di risparmiare ben oltre 900 milioni di euro per il lodo arbitrale AMA-Colari. 900 milioni di euro risparmiati. Virginia Raggi difende Paola Muraro durante il Consiglio Comunale straordinario sui rifiuti. Definisce il suo assessore all'ambiente competente e forse per questo scomoda. Nessun dietro fronte, nessun caso politico. Del resto la sindaca aveva messo ieri sera sui social una foto di loro due al lavoro per confermare armonia e compattezza. Ci vuole coraggio a chiedere a noi di chiudere l'intero ciclo dei rifiuti. Voi non l'avete fatto per anni, ebbene noi lo faremo, dice la prima cittadina della capitale. Una sfida che lancia le opposizioni. L'ex candidato sindaco del PD Roberto Giachetti replica che ora la Raggi è al governo della città e dovrebbe dire cosa vuol fare per Roma invece che continuare solo ad accusare le amministrazioni precedenti. Virginia Raggi lancia un allarme sull'emergenza rifiuti. Si lavora con il rischio sanitario dietro l'angolo, dice, e torna a puntare il dito su AMA, colpevole, secondo la sindaca, di aver portato la città a questa situazione. Avete mai fatto caso che il lunedì in giornata, la città più spesso era invasa dai rifiuti? AMA dormiva invece di imporre a questi trasportatori di essere qui presenti la mattina presto, il lunedì mattina presto. Risposte non soddisfacenti per la capogruppo del PD, Michela Di Biasi, che invoca la presenza del grillino Di Battista sull'onestà dell'assessore Muraro. Dov'è Di Battista? Dov'è? Ragazzi! La vicenda Muraro, nonostante l'emergenza rifiuti, resta per i grillini il primo pericolo da disinnescare. Sarà in regione per un tavolo con l'autorità anticorruzione, teso a risolvere in fretta almeno la questione dei rifiuti. Ecco, ma un altro tema politico di grande attualità è il referendum costituzionale d'autunno. A pochi giorni dal via libera da parte della Cassazione, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi entra nel vivo di quella che sarà una campagna elettorale serratissima in vista del voto referendario. Premier che ha detto di avere sbagliato a personalizzare troppo questa campagna. Se vince il sì, i 500 milioni risparmiati con la riforma saranno utilizzati per combattere la povertà. Con questo slogan Matteo Renzi dà avvio alla campagna pro referendum costituzionale, la partita più delicata di tutta la sua carriera politica. Sempre più convinto dei suoi vantaggi, dal palco della festa dell'Unità di Modena prova a galvanizzare elettori e militanti, puntando sull'efficienza e sui risparmi del sistema politico italiano che porterà la riforma. Ammette di aver sbagliato a personalizzarla troppo, non è una riforma mia ma dell'Italia, dice, e lancia un alto là alla minoranza del PD pronta a mettere i bastoni fra le ruote. L'hanno votata 6 volte in Parlamento e adesso vogliono fermarla per ricominciare da capo. Ma noi non ci fermeremo, attacca Renzi, che invita la sinistra a farla finita con la rissa continua all'interno del partito. Poi aggiunge, a chi vuole cambiare segretario, dico che il congresso si fa ogni 4 anni e non ogni giorno. Secca la replica di Roberto Speranza, leader di Sinistra Riformista. Di un congresso del PD c'è particolarmente bisogno perché molte scelte sono andate fuori sia dal mandato del congresso sia da quello delle primarie per la premiership. Penso alla scuola, al lavoro e alle liste bloccate dell'Italia, come spiega l'ex capogruppo Dem alla Camera, che invita Renzi a fissare subito una data e ribadisce la sua contrarietà al combinato riforma costituzionale Italicum. Quando abbiamo votato la riforma del Senato abbiamo chiesto, come condizione, di cambiare la legge elettorale perché il clima è mutato e serve una iniziativa politica nel più breve tempo possibile per cambiarla, spiega Speranza, che avverte: se la somma tra legge elettorale e riforma costituzionale mi convincerà, darò una mano, altrimenti dirò come la penso. Il muro contro muro fra minoranza e segretario premier dunque continua, anche perché Renzi non sembra intenzionato, almeno per ora, ad aprire alle modifiche all'Italicum chieste dalla minoranza, che davvero potrebbe votare no al referendum dando forma a nuovi scenari. Bisogna essere molto oggettivi, cioè voglio dire, è evidente che un governo
che punta tutto sulle riforme, se vede in qualche modo il corpo elettorale che dice di no alla sua proposta, è evidente che non può rimanere in carica. Quanto al referendum, dopo il via libera della Cassazione, le opposizioni incalzano il governo chiedendo di indicare subito la data del voto, ma Renzi, facendo capire che la consultazione si potrebbe svolgere a novembre, replica: quello della data del referendum non è un tema che appassiona gli italiani. Ma ancora prima del referendum il governo si dovrà confrontare con la legge di bilancio, una tappa sempre molto difficile vista l'economia sempre in sofferenza e la necessità di andare avanti con riforme cruciali come quella del fisco e delle pensioni. Vacillano tra notizie positive e prospettive peggiori del previsto le misure che il governo dovrà attuare nei prossimi mesi, perché una cosa è certa, tra le molte priorità toccherà fare una scelta. Il calo dei rendimenti dei buoni decennali del Tesoro compensa il ribasso delle previsioni sulla crescita della ricchezza interna. Il 27 settembre è la data stabilita per la presentazione del documento di contabilità e bilancio, che prende il posto della vecchia legge di stabilità, in sostanza la manovra finanziaria. Ma molte riforme sono state annunciate, tra queste il pacchetto previdenziale. Ma in tema di riforme oggi gli occhi sono puntati su quella della pubblica amministrazione. L'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva darà il via libera al nuovo pacchetto di decreti attuativi. Tra le misure previste l'introduzione degli incarichi a tempo per i dirigenti della PA con un rinnovo condizionato al superamento di prove periodiche. Addio dunque agli automatismi di incarichi e compensi. Al centro del dibattito anche la riforma delle Camere di Commercio con una riduzione di circa il 40%. Il governo sta valutando l'introduzione del domicilio elettronico e dei micropagamenti via SMS, più flessibilità agli enti di ricerca con l'ipotesi di favorire nuove assunzioni e lo stop alle scatole vuote di società partecipate con tetti agli stipendi dei manager. Infine l'introduzione di un codice per la giustizia contabile. E sempre oggi potrebbe partire l'assegnazione di quasi 15 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per il Sud. Interventi che riguardano le infrastrutture di trasporto, l'ambiente, lo sviluppo economico delle aree in ritardo di sviluppo. Ma è sugli interventi per correggere le vecchie riforme, come quella delle pensioni, che resta aperta la questione dei numeri, cioè di quanti soldi effettivamente bisognerà reperire. Per le pensioni si profila un pacchetto da 1,5 miliardi, benché sembrino tutti concordare, Renzi compreso, che servirà di più. Dovremo trovare delle risorse in più per le pensioni e non, come dice qualche scienziato, togliere i soldi dalle pensioni, ha sottolineato il Premier. Al vaglio la possibilità di andare in pensione in anticipo, grazie a un prestito da restituire nei 20 anni successivi. Eventualità favorita anche dall'opzione di ricongiungere gratuitamente i contributi versati in gestioni diverse. Tra le ipotesi anche l'aumento delle quattordicesime per le pensioni basse o l'allargamento della platea dei beneficiari, ma entra in campo anche la possibilità dell'estensione della cosiddetta no tax area, cioè la fascia di reddito esente da tassazione. Nel bilancio intanto ci sono già 3 miliardi per ridurre l'IRES e un fondo per finanziare la ristrutturazione dei grandi condomini, sempre meno margine invece resta per il taglio dell'IRPEF. Tra 3 mesi gli Stati Uniti avranno un nuovo presidente alla Casa Bianca e non è fantascientifico pensare che potrebbe essere Donald Trump, sebbene sia indietro nei sondaggi, un uomo che incita alla violenza anche contro la sua rivale democratica Hillary Clinton. Il popolo del secondo emendamento potrebbe fermare Hillary Clinton. È tradotto, vuol dire il popolo americano che possiede armi potrebbe fermare Hillary. Poche parole e proprio per questo di difficile fraintendimento. A pronunciarle il candidato repubblicano Donald Trump durante il comizio elettorale di Wilmington in North Carolina. Affermazioni shock che non hanno mancato di suscitare polemiche. Pronta la replica della campagna di Hillary. Ecco perché Trump è pericoloso. Una persona che sta cercando di diventare presidente non dovrebbe in alcun modo istigare alla violenza. Parole che sembrano richiamare quelle scritte ieri nella lettera firmata da 50 esperti di sicurezza nazionale di area repubblicana, i quali affermano che Trump sarebbe il presidente più incosciente della storia americana, privo di carattere, valori ed esperienza per essere comandante in capo. Ma Trump non fa passi indietro, anzi, è proprio il caso di dirlo, corregge il tiro, spiegando di aver voluto semplicemente incoraggiare i sostenitori del diritto a portare le armi affinché si impegnino di più politicamente. Insomma, cerca di recuperare elettorato Trump indietro negli ultimi sondaggi che vedono Hillary aumentare il proprio vantaggio. Secondo una rilevazione NBC, Wall Street Journal e Marquist,
L'ex First Lady è avanti a livello nazionale, ma soprattutto, e cosa più importante visto il sistema elettorale americano, in ben 3 stati chiave, tra cui Ohio, dove sarebbe sopra di 5 punti, Iowa con più 4 e addirittura più 11 in Pennsylvania. 3 stati in cui Trump sperava che il suo vice Mike Pence potesse smuovere le acque. Così non è stato e la campagna di Hillary sembrava spiccare il volo, ma oggi la Clinton si vede ripiombare addosso il passato. Credeva di aver archiviato la questione del cosiddetto email gate con la chiusura da parte dell'FBI dell'inchiesta, ma invece è arrivato l'attacco più pesante. I genitori di 2 delle 4 vittime dell'attacco terrorista del 2012 a Bengasi le hanno fatto causa, accusandola di essere direttamente responsabile della morte dei loro figli. Responsabile per la cattiva gestione della sua posta elettronica, di quell'account privato che da segretario di Stato non avrebbe dovuto utilizzare per scambiare informazioni top secret. E in Brasile il Senato, anche il Senato, ha votato a favore dell'impeachment per Dilma Rousseff, che è stata destituita dalle sue funzioni il 12 maggio scorso. La maratona a cui si sono sottoposti i senatori brasiliani questa notte poco ha a che fare con le competizioni olimpiche in pieno svolgimento a Rio de Janeiro. 15 ore in seduta plenaria per votare il via libera al processo per impeachment contro Dilma Rousseff, la presidentessa sospesa dalle sue funzioni il 12 maggio scorso con l'accusa di aver truccato i bilanci dello Stato tra il 2014 e il 2015. Il dibattito si è concluso con 59 voti a favore dell'apertura del processo e 21 contrari, una maggioranza ancora più ampia del voto di maggio, allora fu 58 sì e 22 no, che aveva costretto la Rousseff a lasciare il palazzo presidenziale in attesa di essere giudicata dal Parlamento. La conclusione del procedimento e il voto finale del Parlamento è previsto per il 25 o 26 agosto, quando il braciere olimpico si sarà spento da qualche giorno, ma i riflettori sul Brasile si accenderanno ancora per conoscere la conclusione di una vicenda che ha gettato enorme discredito sulla classe politica brasiliana e fatto gridare al golpe i rappresentanti del Partito dei Lavoratori, il partito della Rousseff e di Lula, che per oltre 13 anni hanno avuto in mano il potere a Brasilia. La Rousseff, a maggio, lasciando il Palazzo Presidenziale, aveva puntato il dito contro l'opposizione e l'ex alleato Michel Temer, il vicepresidente che l'ha sostituita in questi mesi, considerato l'ispiratore della manovra, definita un vero e proprio colpo di mano istituzionale. Se, come appare sempre più probabile, la Rousseff verrà rimossa definitivamente dall'incarico, Temer diventerà presidente a tutti gli effetti in attesa delle elezioni nel 2018. Temer, fischiato all'apertura dei Giochi Olimpici, ha esortato a far presto, la gente, ha detto, ha bisogno di sapere chi è presidente. Un avvocato penalista di 43 anni è stato ucciso questa notte in Calabria, a Lamezia Terme, nel contesto di quello che agli inquirenti appare come una vendetta mafiosa. Assassinato ieri sera sul tardi mentre usciva da casa, guidava, è stato avvicinato da un killer che ha colpito a bruciapelo, 2 colpi di revolver, un'esecuzione. E Francesco Pagliuso, 43 anni, avvocato di 'Ndrangheta, è morto all'istante, Lamezia Terme, provincia di Catanzaro. La scena del delitto è stata ripresa dalle telecamere del giardino, dove l'assassino si sarebbe introdotto facendo un buco nella rete. Nelle immagini su cui stanno lavorando gli investigatori, una sagoma non riconoscibile. Una vendetta in stile mafioso, dicono gli inquirenti. Pagliuso avrebbe dato fastidio a qualcuno, avrebbe fatto un qualche sgarro. Come penalista aveva difeso imprenditori, politici e personaggi di 'Ndrangheta, tra cui esponenti dei Giampa, Cosca di Lamezia, di cui alcuni boss si sono pentiti. Avvocato poliedrico, aveva varie attività, tra cui un ristorante, girava armato, mostrava agli amici la sua 44 Magnum cromata col colpo in canna, che ieri sera comunque non ha fatto in tempo ad usare. La nostra informazione si conclude, rimanete però con noi, c'è TG Cronache e Andrea Prandi, naturalmente le ultime da Rio de Janeiro. Arrivederci, grazie.